Allora, vediamo adesso un altro passo della politica hitleriana verso la guerra. Allora, siamo nel 1938 e Hitler pensa che sia giunto il momento per attuare il secondo punto della sua strategia, e cioè l'annessione alla Germania dei popoli naturalmente tedeschi, e in questo caso sta pensando all'Austria. All'annessione dell'Austria alla Germania si chiama, una parola tedesca, Anschluss. Andate a vedere sul libro di testo di cui vi indicherò le pagine, Anschluss, che significa appunto annessione. Allora, una breve premessa. Come reagiscono gli stati europei a quello che di fatto è un colpo di Stato, un'azione totalmente illegale? Beh, l'Inghilterra voleva soltanto evitare lo scontro, quindi si dimostra sostanzialmente indifferente alla cosa. La Francia si trovava isolata. Pensate alla posizione geografica della Francia. Era praticamente circondata da paesi fascisti. Confina a ovest con la Germania, scusate, a ovest con la Spagna, che è un paese franchista, quindi fascista. E a est con la Germania, paese nazista, e con l'Italia, paese fascista, quindi era sostanzialmente isolata. E l'Italia? Beh, Mussolini si era sempre abbastanza dimostrato contrario all'idea di un'annessione dell'Austria alla Germania, che avrebbe insomma messo un po' in ombra le pochezze della politica italiana, sarebbe stato uno smacco da parte della Germania. Però a questo punto, dopo la costituzione dell'asse Roma-Berlino, Mussolini non aveva più potere di opporsi alle decisioni del proprio alleato. E quindi Hitler ha via libera. Nel 1938 dà avvio all'Anschluss, cioè all'annessione dell'Austria. E come avviene? Attraverso una serie di passaggi piuttosto rapidi. Dunque, primo passaggio, viene collocato al governo di Vienna un politico filo-nazista, austriaco, ma filo-nazista, e questo è il primo passo. Poi, secondo passo, i nazisti austriaci iniziano a manifestare in tutta l'Austria, a creare subbuglio, scompiglio, disordini pubblici, invocando l'annessione alla Germania. A questo punto, colpo di genio di Hitler, manda le proprie truppe. Manda le proprie truppe per tenere sotto controllo i nazisti austriaci che si stanno appunto ribellando. Proseguono queste manifestazioni nelle piazze. Una volta che le truppe tedesche hanno preso il controllo della situazione in Austria, terzo passo, Hitler stesso scende in Austria, come colui il quale ha riportato la pace sociale. Quarto passo, si fa approvare, si fa confermare attraverso un plebiscito. Potremmo paragonarlo a un referendum, insomma, una consultazione popolare, un plebiscito in cui chiede al popolo austriaco se desidera l'annessione alla Germania. Il popolo austriaco si esprime favorevolmente e a questo punto l'Anschluss è compiuta. L'Austria è stata annessa alla Germania. È uno smacco per l'Italia. Per l'Italia è uno smacco, è una vergogna, perché ovviamente l'Italia non si era mai dichiarata contraria, ma nemmeno favorevole, e quindi il fatto che Hitler l'abbia fatto ugualmente dimostra come ormai la Germania prenda qualunque iniziativa senza nemmeno consultare il proprio principale alleato.